Allora, Francesco Pilu, cordas e canna, cantante, voce, insomma un po' tutto anche tu. Mi ha detto Giuseppino che non ci sono leader, siamo tutti leader, è così. Non lo so, io non riesco manco a dire che non era il leader. Appunto, ah beh. Andiamo uno dei leader in Italia e, non, e basta, e avanza pure. Cioè proprio. Comunque noi siamo su un gruppo di musicantes. C'è qualche cosa di nuovo che state preparando? Qualche sorpresa? Oppure il No. repertorio si ripete? Com'è? Si ripete, l'ultimo disco è stato credo che te l'abbiano detto, sia Bruno che Gesuino No, non mi hanno detto della niente. Pagliana. L'ultimo disco che ho fatto è Ste Ur, ed è Vessido già un paio anni fa. E noi sicuramente, cioè, più o meno fattende, cioè, ripercorrendo la storia, l'andamento, il ritmo con cui abbiamo pubblicato i lavori. Il risultato che io 11 in banno abbiamo fatto un disco. Quante ne Quindi avete fatto in tutto? noi abbiamo pubblicato Kimbe, come bene a Kimbe in circolazione del disco. Considerando pure le prime tre musica settas, che sono state riversate in due CD, tutto il materiale che vi vedi, le prime tre musica settas, l'abbiamo riversato in due CD. Due CD che sono Terra Dentos e Pensamentos. Questo due CD Ana, tutto lo spezzo che fini in Cantos e Musica della Sardegna, in Stalmento e in Musica Libera. Tre musica Qual è settas. il concerto più bello che avete fatto, che ricordi con un particolare così, piacere? Dine Il uno. concerto più bello. Il concerto più bello. Dove vi siete anche divertiti, siete stati apprezzati. Ma è scapitato me la svolta, Uno in particolare non lo ricordi? Così, il primo che ti viene in mente adesso, senza riflettere allora, il primo che ti viene in mente. per esempio, cioè, mi viene in mente, ne stavo parlando con una Sì. signora poco fa, ero fuori, ho incontrato una signora, fra l'altro è cugina di Gesuino, una signora di Olbia, che mi ha ricordato un concerto che noi abbiamo fatto forse nel 2003 forse, a Dove? Porto Rotondo, all'anfiteatro di Porto Rotondo. E loro se lo ricordano e me l'hanno fatto ricordare anche a me. E quello, mi ricordo che è stato un concerto straordinario.